Eccoci qui, amiche e amici, con un nuovo appuntamento con Alda, il romanzo di Giuseppe D'Ambrosio Angelillo che ci avvicina di un passo alla scoperta di quella che è stata un'Alda Merini inedita. Fin dall'infanzia viene raccontata ben oltre quello che ha avuto la possibilità di pubblicare con i grandi editori. Qui ci avviciniamo ad una domanda che ad Alda Merini è stata fatta sempre: perché si scrive? E lei risponde: non lo so, non lo sa nessuno. Gli antefatti, gli sviluppi, le ragioni del cuore, con chi mai ti puoi mettere a parlare di queste cose? Con nessuno, se non il tuo caro amico, il foglio bianco. E allora tu tiri su il sipario e quel che vedi ti fa ancora ridere ora che è passato quasi tutto. Ne abbiamo combinate di sciocchezze nella vita, amico mio. Ci vuole davvero del genio a trovare l'allegria in tutto questo trambusto di guai. Un angelo custode, magari, che ti prenda per mano, che ti faccia entrare nel teatro. Tu risali sul palco, ti metti a improvvisare la tua atroce carnevalata e la gente in platea, quasi sempre senza pagare il biglietto, si leva il cappello, ti applaude. E poi tu, triste e solitaria, te ne torni a casa e continui a leccarti le ferite che mai si rimarginano. Il giorno dopo, i tuoi amici ti portano per colazione una tazza di fiele senza zucchero per paura che ti ingrassi. Ma ti lodano tutti con un sorriso di cartone stampato in faccia, sono contenti di te e ti accopperebbero anche volentieri casomai tu avessi la sventura di addormentarti davanti a loro. Il teatro è sempre così pieno per i miei numeri così stravaganti perché la gente non pensa mai seriamente alla propria stessa straordinaria follia. Per loro la vera follia sarò sempre io, che dico sempre la verità e che se amo è sempre infallibilmente amore vero. Ecco qua, Alda Merini non risponde ancora questa volta alla domanda perché si scrive, ma ci dà un'importantissima lezione su quello che distingue il personaggio pubblico dalla persona, dal suo privato, e quanto divario ci possa essere stato nel suo stesso percorso tra le luci della ribalta e quella che è stata la sua profonda e sofferta solitudine ogni sera quando tornava a casa, ogni notte quando rimaneva sola. Fateci sapere che cosa ne pensate commentando questo video e vi ricordo che da ieri sono disponibili i biglietti per il nostro spettacolo Indagine su Alda Merini, Non fu mai una donna domesticabile. La prima data è il 1° di ottobre per inaugurare il mese della salute mentale, saremo a Corte Franca. Potete prenotare subito i vostri biglietti collegandovi al sito www.aldameriniateatro.com. A domani, ciao!